risiamo di nuovo con l'amore. Tra le storie che preferisco ci sono quelle di infanzia infelice. Ci tengo molto io all'infanzia infelice. E ci hanno abituati a pensare, e chiunque sia passato per un'infanzia scarrupata è abituato a pensare, che sia lì la radice di tutto, infanzia infelice. È da lì che deriverebbero i mostri. Siamo tutti là, nell'infanzia infelice. Nella autobiografia di Marina Abramovic si racconta una storia terrificante di infanzia infelice. Il padre l'aveva voluta chiamare come la donna di cui era innamorato durante la guerra, non la madre, un'altra, Marina. La moglie non gradì la mamma di Marina e quindi tiranneggiava entrambi a saltello, la figlia e il padre. Scene di violenza consumate quotidianamente, fino al punto da, insomma, che il padre un giorno chiese alla moglie se c'era la minestra. Lei rispose: come no, c'è la minestra bollente, gliela rovesciò addosso davanti alla bambina. Comincia lì, racconta Marina Abramovic, il periodo migliore della sua vita. Comincia a sanguinare dai denti e da altre, insomma, e dal naso. La ricoverano in ospedale un anno, una vacanza. Ora, senza arrivare a questi estremi, Sabia, la conosciamo benissimo, l'equazione dell'infanzia infelice. Quei farabutti, mamma e papà, sono loro i colpevoli di tutto, è loro che lasciano quell'impronta, quel marchio a fuoco, è loro la colpa di chi sei. E mi sono ripassata per anni quest'idea nella testa. Qualche settimana fa su Atlantic, una testata americana, viene pubblicato un articolo sulle infanzie. Scienziati a confronto. Una parte degli scienziati sostiene, esattamente come un albero fruttifica in un certo modo, bisogna stare attenti, potare, curare, difendere dalle grandine, dalle intemperie. Quella è l'infanzia, un albero, devi curarlo. L'altra parte degli scienziati dice: no, state sbagliando tutto. L'infanzia la dovete immaginare, le infanzie tremende le dovete immaginare come se su quell'albero, curato, non curato, non importa, cresce da solo l'albero, arrivassero dei sistemi atmosferici. E quindi ci sono questi eventi, anche forti eventi meteorologici, che sull'albero incidono e non incidono, e non si sa poi come incidono, dipende. Quindi questa infanzia, cioè mamma e papà colpevoli, sì, ma è attenuata la cosa, non è c'entra tanto. Mi piace questa seconda interpretazione, perché insomma assolve un po' tutti e dà a tutti la possibilità di crescere come esseri umani non difettosi. E ci pensavo invece a cosa dà l'impronta agli esseri umani. E io penso che una delle risposte più esatte è di sicuro il primo amore. A determinare un po' che tipo di adulto sarai, c'è quello che ti succede quando ti innamori la prima volta. Questa idea è abbastanza confortata dalla letteratura e ho trovato una Sally Rooney che racconta esattamente questo. A volte trovare un senso è davvero dura quando le cose che credevo significative si rivelano insignificanti e le persone che dovrebbero amarmi non mi amano. Mi si riempiono gli occhi di lacrime anche solo a scrivere questa stupida mail e ho avuto quasi 6 mesi per superare la cosa. Comincio a chiedermi se succederà mai. Magari è solo che certi dolori a certi stadi formativi della vita si imprimono in modo permanente nella percezione di sé. Come il fatto che ho perso la verginità solo a 20 anni ed è stato tremendamente doloroso, imbarazzante e brutto. E da allora mi sono sempre sentita esattamente il tipo di persona a cui può succedere una cosa come quella.
anche se fino a quel momento non mi ero sentita così. Adesso invece mi sento semplicemente quel tipo di persona il cui compagno di vita dopo qualche anno si disamora e non riesco più a trovare un modo di non esserlo. È da dove sei, mondo bello. E lo racconta Sally Rooney in un modo un po' tetro, forse un modo un po' troppo adulto per l'età che ha, ma la lessi la stessa cosa in Alta Fedeltà. Alta Fedeltà è un libro del 1997, Nick Corby. Era fine anni 90 e quel libro diventò il piccolo capolavoro, il piccolo bestseller, il libro che avevano letto tutti. Perché Rob, il protagonista, si imbarca in un viaggio autodiagnostico nel tempo, cioè lo lasciano tutte e lui chiede a tutte, cioè torna da tutti a chiedere cos'è che non va in me. E comincia tutto da una certa Charlie. Alcuni libri sono in ebook, altri sono di carta, quindi abbiate un po' di pazienza. La seconda ragazza di quelle che non avevano voluto Rob è Charlie Nicholson. Chi è Charlie Nicholson? Conobbi Charlie al Politecnico. Io seguivo un corso sui mezzi di comunicazione, lei studiava design e la prima volta che la vidi compresi che era il genere di ragazza che avevo sempre desiderato incontrare sin da quando ero grande abbastanza da desiderare di incontrare le ragazze. Era alta con i capelli biondi raccolti. Mi disse che conosceva certi che stavano a St. Martin insieme ad alcuni amici del cantante Johnny Rotten, ma non me li presentò mai, e aveva un'aria diversa, drammatica ed esotica. Persino il suo nome mi sembrava drammatico, diverso ed esotico, perché fino ad allora ero vissuto in un mondo in cui le ragazze avevano nomi da ragazza e neanche tanto interessanti, se per questo. Charlie parlava un sacco, per cui non c'erano quei terribili silenzi forzati che sembravano caratterizzare la maggior parte dei miei appuntamenti con le ragazze mentre facevo la sesta. E quando parlava diceva cose particolarmente interessanti sul suo corso, sul mio, sulla musica, sui film, sui libri e sulla politica. E le piacevo, o perlomeno così sembrava che le piacevo. Non ho mai avuto le idee del tutto chiare circa quello che di me piace alle donne, ma so che la passione aiuta e io ero certamente appassionato. Cercavo di non essere importuno, di non abusare dell'ospitalità, almeno finché c'era un'ospitalità di cui abusare. Ma ero gentile, ero premuroso e devoto e mi ricordavo le cose che la riguardavano, le dicevo che era bellissima e le portavo dei piccoli doni che in generale si riferivano a qualche nostra precedente conversazione. Rob, con lei, si sente sempre in piedi su un cornicione e si dice alla fine: non mi sentivo mai abbastanza, sentivo che mi avrebbe lasciato per mettersi con uno di quelli del suo corso di design appassionati di pittura arancione. Mi lasciò per mettersi con uno di loro. Eccolo il primo amore. E poi ne leggeremo un'altra parte della storia di Charlie. Rob dice: c'è gente che non ha mai superato quando il suo concerto ha cantato prima dei Rolling Stones, c'è gente che non ha mai superato insomma il primo l'università, e c'è gente che non ha mai superato il primo amore. Ma non succede un po' a tutti così? Non è quella l'infanzia infelice un po' di tutti? Volessimo fare un discorso diagnostico come ha fatto Rob, noi stessi. Quali sono le fasi degli amori che abbiamo incontrato? Chi ce le racconta queste fasi degli amori? Chi ce le ha raccontate? Ci ha provato Bart nei frammenti del discorso amoroso. Inventa Bart questo soggetto amoroso, un chiunque, un Marcovaldo perso nelle nebbie, innamorato disperatamente
e disperatamente non ricambiato. E le passa tutte. Dall'attesa. Chi è l'innamorato? Uno che aspetta. Io sto seduto, aspetto una telefonata, devo lasciare il telefono libero perché lei deve chiamarmi, non può trovare occupato. Aspetto che si faccia sentire, aspetto che accetti un invito a cena, aspetto di sentirmi desiderato, aspetto. Ma troviamoli questi stadi dell'amore, del soggetto amoroso, i nostri. Si comincia con l'amore di fantasia. C'era una volta un soggetto amoroso, io, molto per bene, ben intenzionato. Viene primavera e decide di andare nel mondo a cuore aperto senza giacchetta. Insomma, ti innamori del primo che passa. Bastano spesso una manciata di messaggi gentili, una telefonata. Vedersi o non vedersi non importa. Tanto l'amore è alchimista di piccole dosi, cioè per funzionare gli serve il gas di un accendino. Che succede però alla fine? Il soggetto amoroso con l'amore di fantasia si rassegna, c'è un lasciarsi con nessuno da lasciare. Ci sono i momenti di questi amori immaginari che sono di una bellezza quasi irraccontabile. Chiunque ci sia passato per un amore immaginario, anche solo scritto, sa bene come è un sogno che si autorigenera, è un sentimento che quasi basta a se stesso, ci si sente felici di una felicità che non si sa descrivere, non lo so di che stoffa è. Se l'avete provata ve la ricordate, e l'ho cercata nei libri, la stoffa di quel sentimento. E c'è una descrizione che mi piace moltissimo dell'amore tutto di fantasia, ed è in Eleonora Oliphant sta benissimo, il libro della Honeyman. E è un libro bizzarro quello, perché c'è una ragazza che impariamo a conoscere per la strada, ci deve essere un disturbo mentale, ci deve essere qualcosa che non quadra, ma non afferriamo bene cosa. Scopriamo un capitolo dopo l'altro che è una ragazza, una ventenne, venticinquenne, devastata da un'infanzia terrificante e che vive in un mondo tutto suo, di fantasia. Si innamora di un cantante. E cosa succede? Scrive un messaggio su Twitter a questo cantante, a direzione nessuno. Canticchiavo, dice, e non ricordavo l'ultima volta che mi ero sentita così, leggera, sfavillante, veloce. Immaginai che ci si dovesse sentire così a essere felici. Non ho mai trovato una descrizione più precisa di quel tipo di innamoramento. Leggero, sfavillante, veloce. Con accento su sfavillante. Finita con l'amore di fantasia, che è faccenda dei vent'anni, forse prima, c'è la grande iattura dell'amore non ricambiato. Quindi il soggetto amoroso ci è rimasto sotto l'amore di fantasia, però ha le ossa giovani, non si perde d'animo e si rialza e si innamora di nuovo. Stavolta si dice più concretamente. Come si fa? Intanto pare che la trappola non debba correre dietro al topolino. Si sa, il desiderio muove verso quello che più gli è contrario e quindi il soggetto amoroso comincia a capire, e qui siamo intorno a quanto? 25 anni? Che i sentimenti sono quella parte della vita che va in direzione ostinata e contraria. Insistere non serve a niente. Il muro dell'amore non corrisposto. Pare niente raccontato, è invece una tragedia. Ed è talmente una tragedia che nelle memorie d'Adriano lo troverete elencato nella lista delle schiavitù. Quando si saranno alleviate dalle memorie d'Adriano sempre più le schiavitù inutili, si saranno scongiurate le sventure non necessarie, resterà sempre, per tenere in esercizio le virtù eroiche dell'uomo, la lunga serie dei mali veri e propri: la morte, la vecchiaia, le malattie inguaribili, l'amore non corrisposto, l'amicizia respinto tradita, la mediocrità di una vita meno vasta dei nostri progetti e più opaca dei nostri sogni.
tutte le sciagure provocate dalla natura divina delle cose. E beh, amore non corrisposto, sciagure principali della vita. E però anche la parte grottesca della vita. Nei momenti di trascurabile infelicità di Francesco Piccolo, si racconta quello che credo sia un episodio, forse, tra quelli che racconta lui, che descrive meglio la natura dell'amore. Non arriva a Platone, ma ci arriva in un altro modo. E la storia è questa. Gruppo di amici da Caserta, 18 anni, 20 anni, che partono tutti in vacanza per la Sicilia. Si divertono molto e con pochi soldi, quelli che ti consentono appunto i 18 anni. Un po' prima della fine della vacanza, uno degli amici si innamora disperatamente, perdutamente di una ragazza. Cosa fanno gli amici? Lo convocano una sera e gli dicono: tu resti in Sicilia una settimana di più, noi ce ne andiamo e tutti i soldi che abbiamo li prendi tu e insomma ti godi il tuo sogno d'amore, felicità, gratitudine, amicizia. Bene. Il giorno dopo, partenza degli amici, si salutano. Sulla nave Francesco Piccolo e gli altri ragazzi, a terra l'innamorato. Grandi saluti dalla nave e dal molo. Ciao, ciao. Bene. Saluti dal molo ancora più furiosi e sulla nave anche loro più affettuosi ancora. Bene. A un certo punto, per farsi capire meglio dal molo, fanno questo gesto. Il ragazzo svuota le fodere delle tasche, come a dire: avete dimenticato di darmi i soldi. Francesco Piccolo, che era un cestista, era un giocatore di basket, come primo istinto raduna tutte le banconote degli amici e le appallottola in un blocco tondo. E fiducioso delle braccia forti che aveva, il cestista, tira il blocco delle banconote sul molo. Ovviamente non considera i venti, non considera la distanza, il fuoco d'artificio delle banconote tutte in acqua. Disastro da questo lato, sogno d'amore spezzato dall'altro, finiti i soldi, finito tutto. Cosa si vede in quel momento? Il ragazzo sul molo crolla a terra disperato e piange a singhiozzi, sdraiato. E lo vedono dal molo, e lo vedono dalla nave. Ed è un brutto momento per lui, e loro però scoppiano a ridere tutti e ridono a singhiozzi sdraiati sulla nave. Visti dall'alto, questi ragazzi piangono e ridono per la stessa cosa. Amore. Tragedia da una parte, ridicolo dall'altra. Al soggetto amoroso è richiesto un altro piccolo sforzo. Abbiamo provato l'amore di fantasia, abbiamo provato l'amore non ricambiato. Si prova anche l'amore di manovra, di fine manovra, perché lui è fesso, il soggetto amoroso, ma fino a un certo punto, e dice: non mi freghi più, e mette in atto un sistema di raffinate strategie, fa spasimare, ci prova, ma in realtà, come diceva il francese medico di guerra e antisemita, la mattina ti puoi pure fingere superuomo, la sera torni il piccolo sottouomo zuppicante che eri. Insomma, di tattica si muore, non si può fare tattica per sempre. E quindi il soggetto amoroso, molto confuso, dopo aver provato tutti i tipi d'amore, si chiede: qual è quello che funziona? Che faccio io adesso? Come mi innamoro? Dove vado a sbattere la testa? Perché, insomma, si vuole innamorare ancora. Di fantasia no, non corrisposto no, di manovra no, amore bello e sfortunato no, si prova con l'ultimo tipo di amore, la relazione normale, meglio conosciuta come grande amore. Il soggetto amoroso arriva in questo momento della vita, adesso collocabile tra i 30 e i 35 anni, e ne appiene davvero tutte le scatole. Ha chiuso con gli innamoramenti fessi e torna in sé.
chiede, ma vuoi vedere che la vita senza amore va pure più dritta? E si dice, ma sarà che è rinunciabile. E così tutto è compiuto e il Padre Eterno gli dà la grazia sentimentale, cioè manifestandogli in modo preciso, non si sa come, ma esce una brava persona e vanno a vivere insieme. Il soggetto amoroso ormai è pacificato. L'amore visto come collaborazione tra due individui. Che cosa fanno questi due individui? Semplicemente ci tengono al fatto che sono loro due. Il soggetto amoroso si dà dell'idiota e si chiede come mai non ha cominciato prima. Però non è tutta colpa sua. Capire purtroppo è stata una faccenda di anni, 15. Fosse un mondo giusto, capire sarebbe una questione di pochi minuti. Alla fine, vai a vedere, si doveva soltanto attraversare la strada. Come lo chiamiamo questo amore adulto, questo amore per la brava persona, questo amore che comincia più lento, poi lo rivedremo anche in Alta Fedeltà. Rob a un certo punto si metterà con Laura e si dirà, però non c'è quell'abbrivio iniziale, però se non c'è quell'abbrivio iniziale non c'è neanche il momento del bilancio, non mi devo chiedere dopo 5 anni, 10 anni che cosa ho adesso, perché è quello che ho sempre avuto. Amori per riflessione. Arriviamo a Tolstoi, Anna Karenina. Due protagoniste, Anna e Kitty. Anna e Vronsky, Kitty e Levin. Kitty inizialmente è innamorata di Levin, prenderà brutta malattia perché Levin non la vuole, di Vronsky perché Vronsky non la vuole, preferendo Anna. Vronsky finirà con Anna. Kitty si riprende dalla malattia e sceglie Levin, che è il brav'uomo che Tolstoi ispira a se stesso, e conclude per l'amore per riflessione. Su questa faccenda dell'amore per riflessione c'è una notazione di traduzione, questa. Nella mia vecchia edizione dell'Anna Karenina si parla di amore per riflessione, la traduzione di Lev Ginsburg. Leone Ginsburg lo chiama amore per riflessione e è l'amore, si dice, di quando si è già fatti i matti, come la scarlattina, bisogna passarci. Amore furioso, scarlattina, amore per riflessione. Claudia Zonghetti, una mia amica, ora non so come si chiamano adesso e servirebbe il nome, le persone con cui ti scrivi da 5 anni, 6 anni, 10 anni e però non vi vedete mai e però vi scrivete sempre amici, non lo so. Claudia Zonghetti ha curato la traduzione qualche anno fa dell'Anna Karenina. E lei non parla di amore per riflessione, ma traduce con amore per convenienza. L'ho chiamata e le ho detto, spiegami questa cosa, come mai Leone Ginsburg è così, tu così, dimmi qual è, insomma, prova a spiegarmi, scrivimelo. Mi dice, in russo è brak matimono po rassudku. Rassudok, da solo, mi scrive, significa senno. Ma la formuletta brak po rassudku è un fraseologismo. Insieme, questo fraseologismo, spesso visto insieme a brak po rassetu, che è calcolo economico. Qui non è calcolo economico. Nel caso di rassoduk, i criteri che inducono a sposarsi, amore per convenienza, riflessione, possono essere età che avanza, amiche che lo fanno, un dispetto ai genitori. È qualcosa in russo, è come il greco, cioè sono pieni di significati, non stiamo qui a parlarne ma non afferriamo niente. È qualcosa che ti conviene fare per un qualche motivo tuo. Le amiche che si sposano, i genitori, l'età che avanza. Però non c'è una notazione spregiativa in tutto questo, è tutto normale. Non è riflessione, lei mi dice, ma un contenitore migliore di convenienza io non l'ho trovato. Convenienza da noi ha questa accezione, questa brutta, insomma, queste ali di pipistrello economiche, non lo so. Lei mi dice, una traduzione totale non c'è. Diciamo che è una convenienza tolto il nero. Amore per riflessione, amore per convenienza.
soggetto amoroso dovrebbe essere pacificato. Ora va bene, nel senso l'abbiamo provate tutte. Ti sei innamorato una volta, può bastare. Adesso è questo tuo amore per riflessione, per convenienza. Sei sposato, felicemente, infelicemente, non importa, sei sposato. Bene. Che succede da là in poi? Com'è dopo? Com'è questa vita felice? La felicità è come la stavate aspettando? Per Vronsky e Anna non troppo. Era un grande amore quello tra Anna e il conte Vronsky. Ma che succede a un certo punto di quel grande amore? Vronsky, frattanto, malgrado la completa effettuazione di quel che egli aveva desiderato così a lungo, non era del tutto felice. Egli sentì ben presto che l'effettuazione del suo desiderio gli aveva fatto ottenere soltanto un granello di quella montagna di felicità che si aspettava. Questa effettuazione gli aveva fatto vedere l'eterno errore che commettono gli uomini, immaginandosi la felicità come l'effettuazione di un desiderio. Il primo tempo dopo che si era unito con lei e aveva indossato l'abito borghese, aveva sentita tutta la delizia della libertà in generale, che prima non conosceva, e della libertà d'amore, e fu contento, ma non a lungo. Ben presto sentì che nell'animo suo si era sollevato un desiderio di desideri, la malinconia. Indipendentemente dalla propria volontà, cominciò ad aggrapparsi a ogni capriccio passeggero, prendendolo per un desiderio e un fine. 16 ore della giornata bisognava occuparle con qualcosa, giacché all'estero essi vivevano in una completa libertà, all'infuori di quel cerchio di condizioni di vita sociale che assorbiva il tempo a Pietroburgo. Ai piaceri della vita da scapolo, che nei precedenti viaggi all'estero avevano occupato Vronsky, non si poteva neppure pensare, giacché un tentativo di tal genere aveva prodotto in Anna una tristezza inaspettata e disdicevole a una cena fatta a tarda ora con conoscenti. E comincia a vederla più brutta, più larga, comincia a notare i lineamenti che cambiano. Comincia a pensare che bisogna occupare una nuova riserva di desideri. No, questo Tolstoj ce lo racconta con una certa tetraggine. Se volessimo evitare questa tetraggine, potremmo invece pensare che non è malinconia quel desiderio dei desideri che viene in un matrimonio felice, relativamente felice o relativamente infelice, insomma, matrimonio che dura. È un'altra cosa. Cos'è? Cos'è che comincia a serpeggiare all'interno dei matrimoni dopo un certo periodo di tempo? Servirebbe un nome, perché è un sentimento nuovo. È il passo successivo dell'amore. È un po' facile chiamarlo, non è noia, è qualcosa di diverso. È proprio odio. Francesco Piccolo. I momenti, terza parte. Le persone che stanno insieme a lungo, anche se si amano molto, da un certo punto in poi provano in profondità e in maniera inevitabile un sentimento che accompagna tutti gli altri, antipatia. In una coppia, da un certo punto in poi, ci si sta antipatici a vicenda e anche se molti istintivamente lo negano, è inevitabile. Succede ai compagni di banco a scuola, ad amici che si adorano ma poi vanno in vacanza insieme e non si sopportano più, a persone che sono in totale sintonia e poi dividono la casa per 3 mesi e in modo sottile, anche non sottile a volte, si detestano. Poi, dopo un periodo di separazione, riacquistano la complicità e addirittura si divertono al ricordo di quell'antipatia che non riconoscono più. Invece due che stanno insieme non si allontanano mai più per davvero e così quell'antipatia si solidifica, scende in profondità, è alla base di molti gesti e di molte parole e convive
benissimo con l'amore e il bene e la complicità. Come amo questa pagina di Francesco Piccolo e come amo in generale quest'idea, il verbo che userebbero adesso i giovani è normalizzare. E se cominciassimo a chiamarle per il loro nome queste storture sentimentali? Antipatia. Come mi sono sentita meglio anch'io dopo aver letto questa pagina di Francesco Piccolo? Come sta antipatico anche a me quello con cui vivo? E qualcuno però mi sta dicendo, è tutto più o meno normale, me lo sta dicendo in un modo un po' diverso da Tolstoi, perché Tolstoi non dà esiti se non disperati. Qui mi parlano di convivenza, si può fare, convive benissimo con l'amore e il bene e la complicità. E qui veniamo anche a una delle domande che mi sono arrivate da voi. Nel mio libro io ho provato a fare una specie di vivisezione del soggetto amoroso, tirando fuori quali sono i 10 problemi che incontriamo tutti o che possiamo incontrare tutti. Chiaramente l'elenco era non esaustivo, possono essercene altri, l'ho chiesto a voi. E una delle domande è, ma nonostante questa antipatia, nonostante questa coppia scarrupata, io sono la terza parte di questa coppia scarrupata, perché lui, che mi sembra molto più felice con me, non sta con me? È la grande domanda dei triangoli. La materia dell'amore è là che risiede. La domanda non è si amano? Sono una bella coppia? Resisteranno? La domanda è la materia dell'amore risiede da un'altra parte. Perché certi non si lasciano? Philip Roth. C'erano delle notti in cui non riuscivo a dormire. Dicevo a Doris, perché non la lascia? Perché non è capace di lasciarla? E sai cosa rispondeva Doris? Perché è come tutti gli altri, ti rendi conto di una cosa solo quando è passata. Perché tu non lasci me? Tutte le cose che impediscono alla gente di andare d'accordo, forse che non le abbiamo anche noi, abbiamo delle discussioni, abbiamo delle divergenze, abbiamo quello che hanno tutti, un pizzico di questo e un pizzico di quello, le piccole offese che si accumulano, le piccole tentazioni che si accumulano, l'odio, l'antipatia, eccola. Credi che non sappia che ci sono delle donne che si sentono attratte da te, insegnanti a scuola, donne del sindacato, che provano una forte attrazione per mio marito? Credi che non sappia che c'è stato un anno dopo il tuo ritorno dalla guerra in cui non sapevi perché stavi ancora con me, in cui ogni giorno ti chiedevi perché non la lascio? Eppure non l'hai fatto. Perché in generale la gente non lo fa. Tutti sono insoddisfatti, ma in generale le persone non si lasciano. Soprattutto le persone che hanno già fatto questa esperienza, come è capitato a te e a tuo fratello. La cosa più difficile del mondo è tagliare il nodo della tua vita e partire. La gente si rassegna a 10.000 adattamenti, fino al più patologico dei comportamenti. Perché emotivamente un uomo come lui deve sentirsi legato a una donna come lei? La solita ragione, le loro tare quadrano. In generale la gente non si lascia. E quando ci lasciamo? E quando siamo convinti che di là non ci interessano più? Il punto è, e noi parliamo all'infinito di amore, cerchiamo di trovare la formula chimica e cerchiamo di far quadrare tare, non tare, antipatia, amore non corrisposto, amore disperato, amore tradito, amore riconquistato. In realtà,
tentativi sono un po' vani. Prendiamo per esempio il caso in cui eravamo convinti, convintissimi, di non amarla più una persona. La signorina Albertin se n'è andata. Come, più della psicologia stessa, la sofferenza la s'allunga in materia di psicologia. Un momento prima, mentre mi stavo analizzando, avevo creduto che una separazione senza essersi riveduti fosse appunto quella che avevo desiderata. E paragonando la mediocrità dei piaceri che Albertin mi dava con la ricchezza dei desideri che mi impediva di realizzare, mi ero riconosciuto assai acuto, concludendo che non volevo più vederla e che non l'amavo più. Ma quelle parole, la signorina Albertin se n'è andata, avevano provocato un dolore tale nel mio cuore che non avrei saputo resistere più a lungo. Così, quel che avevo creduto non fosse nulla per me era semplicemente tutta la mia vita. Come ci si ignora. Ecco, queste quattro parole, Proust, sono quelle decisive. Come ci si ignora. Noi e noi, non sappiamo chi siamo. Non sappiamo neanche bene che cosa vogliamo. Sul volere e il non volere, credo che sia la frattura. Perché resistono certi matrimoni? Perché altri invece non resistono? Perché la noia, quell'antipatia funziona da collante per alcuni e per altri no? Che succede invece poi quando quell'antipatia si trasforma in un sentimento un po' più profondo? Quando è in grado di scavare di più? Questo ce l'ha raccontato Starnone in quel capolavoro che è Lacci. Cosa succede a Vanna e Aldo? Stanno insieme, hanno due figli. A un certo punto Aldo si innamora di Lidia. E poi un episodio lo fa tornare sui suoi passi. Cosa succede? I bambini incontrano il padre, hanno circa 10 anni, e la figlia lo prende in giro per come il fratello si allaccia le scarpe facendo il fiocco ai due anelli. La figlia sostiene che sia stato il padre ad insegnarglielo, e quello scampolo di infanzia recuperata fa pensare ad Aldo: io devo tornare. Ma cosa trova? Alla fine, quando torna? Tornai a vederli. Feci capolino nella loro casa di Napoli cercando di dare una continuità alle mie visite. Li ospitai a Roma, li portai a pranzo, a cena, al ristorante, cosa per loro nuovissima, e a dormire nell'appartamento che avevo affittato in Viale Mazzini, dove da un po' abitavo insieme a Lidia. Mi resi conto che se anche il successo che cominciavo ad avere si fosse moltiplicato, esso non avrebbe mai potuto giustificare la scia di dolore che mi ero lasciato alle spalle. E complicai la mia vita fino a trascurare il lavoro. Ma quel dolore era ormai nei gesti, nelle voci, incancellabile. Anna da subito respinse le buone maniere di Lidia per dimostrarle programmaticamente che la detestava. Sandro, dopo qualche tentativo imbronciato di accettare la situazione, non volle più mettere piede in una casa in cui io vivevo con una donna diversa da sua madre. Pretesero da me la massima attenzione, vollero che fossi a loro disposizione in ogni momento. Lavorare poco o niente cominciò a causarmi guai, per fronteggiare i quali fui costretto a sottrarre tempo a Lidia. La mia vita con lei, la vita libera come l'avevamo vissuta, perse terreno. Dovei fare i conti con le scadenze contrattuali, con l'ombra di Wanda, con i capricci di Sandro e Anna. Occupati dei tuoi figli, mi disse una volta Lidia. E tu? Io posso aspettare. Non so dire con precisione quando cominciai a temere Wanda. Torna a casa, Aldo.
E del resto non me lo sono mai detto in un modo così esplicito. Io temo Wanda. È la prima volta che cerco di dare a questo sentimento una grammatica e una sintassi, ma è difficile. Anche il verbo che ho usato, temere, mi pare inadeguato. Me ne sto servendo per comodità, ma è stretto, lascia fuori molto. Comunque, a voler semplificare, le cose stanno proprio così. Dal 1980 a oggi ho vissuto con una donna che, pur essendo piccola di statura, magrissima, fragile, ormai nella sua stessa struttura ossea, sa come levarmi le parole e le forze, sa rendermi vile. Successe, credo, poco a poco, mi riaccettò, ma non con l'amore mite che aveva caratterizzato i primi 12 anni del nostro matrimonio. Lo fece in modo affannato e con una smania di autocelebrazione. Il dolore di quegli anni non se ne voleva andare, stava solo cercando altri sbocchi. Wanda continuava a soffrire e la sua sofferenza dava la forma dell'intransigenza. Soffriva e si indispettiva, soffriva e diventava ostile, soffriva e assumeva un tono sprezzante, soffriva e diventava inflessibile. Ogni giorno della nostra nuova vita per lei era una prova decisiva, la cui sostanza era: non sono più la persona accomodante di una volta e se non fai come ti dico, vattene. Questi sono Aldo e Vanna, e questo è l'odio di coppia portato all'esasperazione. Un'altra delle domande era sul tradimento. E per il tradimento c'è un altro passaggio di Philip Roth sul tema universale. Pensa alle tragedie. Cosa provoca la follia, lo spargimento di sangue, la paura? Otello, tradito, Amleto, tradito, Lear, tradito. È un tema molto grosso il tradimento. Pensa alla Bibbia. Di che cosa parla questo libro? La situazione più comune nella Bibbia è il tradimento. Abramo, tradito, Giuseppe, tradito, Mosè, tradito, Sansone, tradito, Davide, tradito. E non dimenticare il tradimento di Dio. Dio tradito, tradito dai nostri antenati, in ogni occasione. Se c'è una predisposizione, è quella. Tradimento. E quindi, e per concludere, amore di fantasia, amore non corrisposto, amore di fine strategia, amore matrimoniale, amore con antipatia, amore con l'odio. Che si deve fare? Che versione ci teniamo di questo amore? In Alta Fedeltà, a un certo punto, quando Rob riesce a rimettersi insieme a Laura, compare una ragazza per un'intervista e si innamora di questa ragazza, così, dopo 2 minuti. E si chiede: ma cazzo, quando finirà questa storia? Continuerò tutta la vita a cercare di passare il guado saltando da una pietra all'altra finché non ce ne saranno più? Sarò sempre costretto a correre ogni volta che mi sentirò bruciare la terra sotto i piedi? Perché, a conti fatti, questo mi capita più o meno ogni 3 mesi, in contemporanea con l'arrivo delle bollette, e durante l'estate britannica anche più spesso. È da quando ho 14 anni che ragiono con le viscere. E per dirla tutta, ma che resti tra voi e me, adesso ho capito che nelle viscere c'è materia fecale, non cerebrale. So cosa non va con Laura. Quello che non va con Laura è che io non la vedrò mai più, per la prima, per la seconda o per la terza volta. Non passerò mai più 2 o 3 giorni in preda all'agitazione cercando di ricordare com'è fatta.
Non arriverò al pub mezz'ora prima dell'appuntamento fissando lo stesso articolo di una rivista e sbirciando l'orologio ogni 30 secondi. Certo, la amo, con lei ho delle belle conversazioni, mi piace, ho un senso piacevole e intense discussioni, lei si occupa e si preoccupa per me e organizza la faccenda del Gaucho. Ma quanto conta tutto questo quando qualcuna con le braccia nude, un sorriso carino e un paio di goffe Dr. Martens ai piedi entra in negozio e dice che vuole intervistarmi? Conta poco o niente, ecco la verità, ma forse dovrebbe contare un po' di più, cazzo. E questo è Rob, in alta fedeltà. Il problema con Laura è che non la rivedrò mai più per la prima, per la seconda e per la terza volta. Eccola la riserva di felicità che ci manca da un certo punto in poi.